parliamo di numeri. Qual è il quadro del mercato del lavoro che esce da questo rapporto e ci dica se possiamo delineare una lettura di lungo periodo? Sì, soprattutto il lungo periodo è una componente rilevante nell'analisi del rapporto sul mercato del lavoro, quindi non ci siamo limitati all'analisi congiunturale. In questo caso le componenti dominanti sono quelle dal lato dell'offerta di lavoro. Abbiamo avuto e avremo forti ricomposizioni demografiche, in particolare continuerà a salire la quota delle persone in età tra i 55 e i 69 anni. Ci sarà una stabilizzazione dei giovani e un calo forte della popolazione in età centrale. Chiaramente questo si associerà ad una riduzione in termini assoluti dell'offerta di lavoro dovuta al calo demografico che ci aspettiamo, e quindi ci sarà un impatto notevole anche dal lato della domanda di lavoro, per cui le imprese si troveranno di fronte a un'offerta di lavoro molto cambiata rispetto a quella a cui sono state abituate finora.